La giornata. Cosa c'è da sapere? L'attentato a San Pietroburgo, il ritorno del Papa che non vuole rinunciare alla sua settimana santa, il lavoro nei campi secondo il ministro Lollobrigida e il Friuli. È lunedì 3 aprile, io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. È pomeriggio quando a San Pietroburgo, nel bar di Yevgeny Prigozhin, cioè il capo dei mercenari della Wagner, esplode un ordigno contenuto in un regalo, una statuetta. L'obiettivo è il blogger militare Vladen Tatarsky, uno pseudonimo, il suo vero nome è Maxim Fomin. 41 anni, è un habitué del caffè frequentato dai soldati digitali di Putin, impegnati sui social nel sostenere la sua operazione militare speciale in Ucraina. Nell'esplosione Tatarsky muore, rimane ferita una trentina di persone. La fabbrica dei troll è in frantumi. Qual è la pista? Dipende. Potrebbe essere un attentato organizzato da Kiev, potrebbe essere il contrario, messa in scena russa per far ricadere sugli ucraini la responsabilità di un attacco sul proprio territorio, liberandosi di un alleato diventato scomodo, ovvero Prigozhin. Servirà del tempo per capire. Anche io ho bisogno che Gesù mi accarezzi, dice Papa Francesco in piazza San Pietro, ostinatamente tornato a celebrare messa per la Domenica delle Palme dopo il ricovero al Policlinico Gemelli, opponendosi fisicamente alle tante trame vaticane. Giovedì, per la lavanda dei piedi, Bergoglio rientra dopo 10 anni nel carcere minorile romano di Casal del Marmo. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e anche per le vostre preghiere che nei giorni scorsi avete intensificato. Grazie davvero. Ci sono tanti cristi abbandonati, dice Francesco, i poveri, i migranti, i detenuti. Mentre parla, 3 imbarcazioni al largo della Libia vengono intercettate dalle motovedette di Tripoli e portate indietro. La Ocean Viking salva 92 disperati e a Lampedusa 100 persone lasciano l'hotspot con un traghetto diretto a Porto Empedocle. Nel centro rimangono in 600. Ciao! Sono 27.000 i migranti arrivati in soli 3 mesi. Per i prossimi le stime toccano il 500.000. 2 su 3 appena riescono a sbarcare in Italia fanno perdere le loro tracce, perché la meta è quasi sempre il nord Europa e perché chi cerca da noi accoglienza spesso non la trova. I sindaci si appellano al governo, dateci aiuto. Ci sono 112.000 individui da ospitare, 1/3 del totale è a carico del centro-nord. Abbiamo bisogno di hotel e case sfitte, dicono i comuni. Domani c'è un vertice a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. Suo cognato, il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, al Vinitaly di Verona, dove la premier è oggi, ha ribadito che il decreto flussi non verrà ritoccato. 83.000 sono stati gli ingressi, mentre le richieste degli imprenditori superavano il triplo, sebbene ci sia bisogno di immigrazione anche per lavorare nei campi. Lì, ma il ministro non lo dice, spesso serve manodopera specializzata, formata. Lo sa, però preferisce deviare. Non è svilente lavorare in agricoltura, lavorare nell'allevamento. Lo dico a tutti quelli che pensano di poter stare sul divano, ricevere il reddito di cittadinanza, perché il lavoro fatto nei campi è un lavoro indegno. Fino alle 15 di oggi si vota in Friuli Venezia Giulia, in ballo anche 24 comuni. Sembra impossibile che il leghista Massimiliano Fedriga venga scalzato dalla sua poltrona di governatore della regione. La consultazione però è utile per misurare, primo, l'attitudine al voto degli italiani, ai minimi del 37,41% a febbraio nelle regionali di Lazio e Lombardia. Secondo, la tenuta del centrodestra, perché è ovvio che Fratelli d'Italia sarà ancora omaggiato dagli elettori dopo il 31% delle politiche, sebbene il Carroccio, che a settembre stava al 10, spera di non impallidire, sommando i suoi voti a quelli della lista Fedriga. Terzo, la dimensione locale dell'effetto Schlein nel PD, partito che punta almeno al 20%, non essendo mai sceso in regione sotto il 18%. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.